un'altra domanda, una cosa nello specifico, mi ricollego un po' alle domande che avete già fatto. Per non essere ripetitivo nei confronti di quello che già hanno detto gli altri miei colleghi, innanzitutto un chiarimento: il documento che vi è stato distribuito è un documento informale, un documento che non sappiamo ancora se e quando verrà presentato da tutti. Quindi queste dovevano essere le loro intenzioni e noi ci aspettavamo che oggi il Consiglio Comunale potesse dibattere su queste questioni. Il tema di oggi era proprio la crisi politica, il dibattito sulla situazione politica, perché anche questo ci è stato cambiato. Noi avevamo fatto la conferenza dei capigruppi in cui chiedevamo dibattito sulla crisi. Il sindaco ha imposto più bonario dibattito politico. Perché, diciamoci la verità, se lo Stato nascondendo a loro stessi che c'è una crisi d'animo. Quello a cui voglio dirvi, mi collego a questo documento semplicemente per una chiarezza espositiva, perché in questo documento io ho rivenuto molte tematiche problematiche che noi dell'opposizione e soprattutto noi dell'UDC stiamo in continuazione a chiedere a questa amministrazione, le risposte che noi stiamo chiedendo a questa amministrazione. Loro ci vengono a parlare del PUC, ci vengono a parlare del PUC come della salvezza di questo, di questa città. Noi siamo convinti che il PUC sia la salvezza di questa città, ma noi il PUC lo vogliamo trovare loro. E nelle pagine di questo documento voi ritroverete una linea programmatica, che è una linea che noi come UDC abbiamo presentato, ma decine e decine di giorni fa, se non mesi addirittura. Noi abbiamo la nostra visione di quello che si deve fare di questo PUC. E ci chiediamo come mai l'amministrazione a tutt'oggi non sia riuscita a dare una risposta. La verità è che non c'hanno i numeri per approvarlo. Allora io ritengo, è una mia personalissima considerazione, se io sono convinto di un progetto, devo sempre aprirmi alle idee nuove che ci possono provenire dall'opposizione o da parte stessa all'interno della mia maggioranza. Però quello devo portare a termine, lo devo portare al vaglio del Consiglio Comunale. È stato licenziato in commissione un mese fa e loro ritenevano, in quelle commissioni a cui ho partecipato, ritenevano che fosse necessario andare in tempi brevissimi all'approvazione di questo punto per mettere questo freno di salvaguardia sull'urbanistica della città. Io in quella commissione proposti, ci vogliamo mettere un attimo a rivedere questo punto, 15 giorni, 20 giorni, un mese, ce lo mettiamo a riguardare, perché questo punto è appunto presentato nel 2003. Durante l'amministrazione del questo PUC oggi non è più attuale, sono state fatte 100 e basta professioni di diritti interroga rispetto a questo PUC. Ce lo vogliamo guardare un attimo prima di andarlo a provare. Dopo, poi ce l'avete l'ufficio di piano per pagare altre consulenze esterne. Questo è il gioco. Allora, noi non siamo d'accordo. Il PD ci dichiara in questo documento, spero che ce lo protocollerate, che anche loro non sono d'accordo a questa azione. Sto cercando di scendere sui temi concreti, che altrimenti parliamo come sempre di aria fissa, alla politica parliamo di genere che ci ha sbagliato, noi vogliamo dire almeno personalmente voglio vedere la realizzazione di qualche progetto. Altro progetto importantissimo è più Europa, il 16 molto probabilmente, speriamo se finalmente riescono a trovare una composizione, perché il problema è sempre quello, se non trova i numeri nella maggioranza per potersi approvare gli altri, come verrà trovare il Consiglio Comunale? Si richiama dove trovo gli altri? E dove approverà? Guarda, i comuni dell'area nord
alternativa è che lui prenda, faccio atto di coraggio e dichiari di non essere in grado di governare. Che, guarda, questo documento, voi avete la possibilità di leggerlo perché ve l'ho distribuito. È veramente feroce nei confronti di questa amministrazione, forse addirittura più feroce quando sono stati noi dell'opposizione, perché abbiamo rilevato una serie di problematiche. Parlava Giovanni del prete della riorganizzazione della macchina comunale, si fanno questi spostamenti giustificandoli con delle carenze di personale, delle necessità di personale. Io dico una cosa, prima di fare degli spostamenti c'è bisogno di fare una pianta organica, c'è bisogno di vedere quanti dipendenti ci stanno, che ruolo svolgono e quale ruolo potrebbero svolgere per tappare qualche buco dell'amministrazione. Poi si fa questo discorso, si fa questo discorso quando il sindaco ha doppiato 12 persone all'interno del suo stato, sottraendoli a quelli che erano gli incarichi loro dei propri uffici. Cioè, di che stiamo parlando? Veramente c'è da mettere soltanto le mani nei capelli. Stiamo parlando, come sempre, dei dirigenti, perché io sono convinto di questa battaglia che dovrà proseguire in tutte le sedi appropriate, perché hanno fatto un abuso, hanno compiuto un'illegittimità che deve essere assolutamente sanata. Il Comune di Casoia, a tutt'oggi, è andato addirittura all'approvazione dei benefit per la produttività dei dirigenti, 100.000 euro ai dirigenti per aver raggiunto quale obiettivo? Se lo chiedo alla cittadinanza, quali obiettivi ha raggiunto? I dirigenti del loro settore, dove sono stati incisivi? Dove hanno risolto qualche problema? Io non sono quello critico su ogni cosa, però voglio fare delle differenziazioni. È vero, la raccolta differenziata è partita in alcuni corsi, da alcune strade e non in tutta Casoia ancora, soprattutto da fine del Solo Felice. Abbiamo una città un po' più pulita, ma non ci illudiamo. La situazione è sotto gli occhi di tutti. Ci sono dei tipi di sversamento abusivi, tipo un po' di luce e uno schifo. Allora non si può continuare a guardare soltanto quel poco di buono che è stato fatto. Bisogna vedere la serie di problemi che non è stata affrontata. Ma sulla questione ci sarebbero veramente innumerevoli questioni da portare. Ve ne porto un'altra. Hanno voluto approvare il progetto di con sicurezza. Hanno chiamato un consulente, se questa è una questione che è stata sul tavolo della Commissione Trasparenza. Hanno voluto approvare questo progetto di sicurezza senza gara, senza fare nessun avviso pubblico. Hanno chiamato un professionista esterno, lasciando stare l'irrisorietà del suo compenso, cioè diciamo intorno ai 1.700 euro. È stato nominato responsabile unico del procedimento un dirigente che nelle sue deleghe non è competente a poter decidere sull'argomento. È stato nominato questo progettista che non aveva il curriculum che ci è stato inviato, che noi con questa commissione trasparenza noi abbiamo analizzato e abbiamo visto che questo famosissimo professionista aveva fatto tutt'altro rispetto ai con sicurezza e agli altri videosorveglianza. Aveva sempre garantito progetti per quanto riguarda il fotocopato. E il problema noi ce lo siamo già posti, ma ce lo porremo dopo, quando è il momento in cui questo progettista verrà nominato anche responsabile dell'esecuzione dei lavori e avrà una percentuale del 7% sul totale completo dell'appalto di 1.485.000 euro. Allora, e la pioggia di incarichi esterni che viene data al comune, perciò bisogna partire dalla riorganizzazione della pianta organica. Ci sono dipendenti che sono sottoutilizzati ed è un aggravio anche per loro, è una cosa di spada, di dipendente a non fare niente, è sminuente, squalificante per le persone essere trattati così. Perciò ci dobbiamo vedere, e noi come UDC abbiamo fatto questa proposta, ma non ci viene data risposta. L'unica risposta che ci danno, sapete qual è? La commissione trasparenza non deve funzionare. La commissione trasparenza non ha un regolamento, non deve funzionare. Quando noi abbiamo dimostrato che il regolamento c'è, magari è imperfetto, questo siamo d'accordo, per questo che ci stiamo battendo anche per le modifiche regolamentari. E in tutto questo abbiamo 33 articoli di un regolamento approvati a dicembre, tipo a ottobre dell'anno scorso, e ancora non sono stati portati in consiglio comunale. Approvati all'unanimità, voglio capire come ci atteggeranno nei confronti di questi problemi. Nella concitazione magari dimenticherò sicuramente qualche altro grave problema di questa città, ce ne sono le scuole a Corina, c'è da San Paolo,
seduta consigliare, quindi c'è Albertano, e lui non ha intenzione di cambiare questa maggioranza. E io sono d'accordissimo, parlo a nome dell'ufficio, sono d'accordo che questa maggioranza non deve essere cambiata, perché bisogna dare rispetto a quelle che sono state le parole degli elettori. Ovviamente, dal lato mio, parlo di una situazione politica generale, nazionale, che vede l'UDC come protagonista per la formazione del terzo polo, e non posso dire che non ci debbano essere fusioni e altre vie politiche che potrebbero essere imposte a me. Però io parlo sempre di accordi politici, non accordi di costruzione. Nel momento in cui si scende a ragionare sui piani, sui progetti, noi come partito siamo sempre disposti a ragionare, però badate bene che noi dalle nostre posizioni non transigiamo, non retrocediamo. Noi vogliamo che i dirigenti siano scelti nel concorso, noi vogliamo che l'approvazione del PUC sia un'approvazione del PUC reale, noi vogliamo che i fondi più Europa siano utilizzati per il Veneto. Su questi punti possiamo parlare quando volete voi. Penso che difficilmente l'amministrazione voglia parlare con voi su questi punti, onestamente. Grazie.